Nell'angolo con via Marconi a Russi vi è un forno antico che porta con sé tutte quelle caratteristiche della tradizione italiana. Il forno è gestito da 50 anni dalla famiglia Giuliani. Qui troverete il padre al fianco del figlio, che ogni giorno, con passione, fa rivivere la buona cucina italiana. E oggi il giovane pasticcere Marco Giuliani ci spiegherà i segreti dell'antica canditura all'italiana. È un lavoro che veniva fatto una volta nelle pasticcerie, che adesso non si usa quasi più, ma che alcuni pasticceri stanno riscoprendo perché è l'elemento aggiunto della pasticceria, sia per le torte da forno, in questo periodo per i panettoni o anche scosse d'arancia con cioccolato e quant'altro. E il procedimento consiste con uno sciroppo di acqua e zucchero, farlo bollire, concentrarlo, e non arriva a una certa densità, quindi a un certo grado zuccherino, che viene misurato con un apposito termometro, pasticceria, che è il refrattometro che ti misura gli zuccheri. Questa è la canditura all'italiana, nel senso che loro stanno lì finché non si, fino a domani alla stessa ora, in modo tale che per osmosi rilascia l'acqua presente dentro il frutto e assorbe la parte zuccherina dello sciroppo, c'è uno scambio. Ma è così che la tradizione non muore e viene portata avanti da giovani che credono negli antichi mestieri italiani.